Eccomi amici, finalmente è giunto il momento di preparare la valigia per questa settimana di ferie. Adesso vi farò un po' vedere il mio setup. Abbiamo qui sotto la valigia che useremo. Di qua sistemeremo le cose di Alberto e di qua sistemeremo le mie. Prendiamo ovviamente strumenti perché ho il ciclo ovviamente per il mio compleanno. È passata un'ora e ovviamente cosa ho risolto? Niente. Quando non c'è Albi io non produco, procrastino. Alberto ovviamente ha aperto la valigia al contrario. Si è aperto. Siamo pronti finalmente. Direzione Sam? Lo scoprirete fra 3 ore e 40. Chi è super excited di non dormire su un letto di una brandina per una settimana? Ore 9 del 31 agosto, siamo ufficialmente on the road again. Aspetta, dove devo andare comunque? Dritta. No. Dritta? Non posso. Dritta. Ragazzi, andiamo dritti. Bam! Abbiamo fatto un break. E c'è un muffin cioccolata caramello, un muffin cioccolata bianca strawberry. Mamma mia, let me go. Cerchiamo anche qualcosa da mangiare nel frattempo, visto che è tempo di pranzo. Luna. Sì, vai, prendilo. Questo? Sì. Prendiamo questi. Sì, vai, nigiri. Sempre bene. Ottimo. E quindi la nostra destinazione è... Wellington! La capitale kiwi! Siamo un po' preoccupati perché l'hotel dove stiamo andando, dove Albi mi sta portando, è un albergo a 5 stelle e noi non siamo abituati ad andare su questi posti. No, qui non esistono i parcheggi. È perché non abbiamo un super macchinone. Esatto. E quindi abbiamo, sapete, un po' di ansia da prestazione che magari ci giudichi per la nostra macchina. Visto? Eccolo signori, siamo arrivati in Sofitel. Ok, la Sam ha mancato la strada, siamo arrivati a casa di uno. Ok amici, siamo arrivati. Eccoci, siamo arrivati, mi sono già chiusa la porta. Prima figura di M. 5 altissimo Sam. Vai, yeah. Qualcuno sapeva che era il compleanno? Uno ha ben pensato di... Una bambina felice! Welcome home! Pronti per l'aperitivo? Andiamo a fare l'aperitivo adesso al Club Sofitel. Che lusso! Ci piace un sacco, hanno il vino gratis. C'è l'happy hour, quindi adesso ne approfittiamo. Sì, decisamente. E poi andiamo a cena nel ristorante dell'hotel. E cheers a questo pre-compleanno. Da bar a bar. Di prendersi un martini. Un the martini. E io finalmente ho un mojito, ragazzi. Formato famiglia. Mamma mia! Ci siamo completamente affidati al barman. Il mio è spicy. E a base di rum, che era, ha visto che era una persona che gli piaceva il rum, che era una pirata. E tu invece hai un breakfast martini. Io ho un breakfast martini. Wow! Buono, è particolare, appunto so un po' di mela, un po' di cannella, un po' di... Ma che cazzo sto dicendo?
tanti auguri a te, tanti auguri a te. Ti aspetta una giornata impegnativa oggi, Sam. Con la colazione, oddio. Wow. Setup per la colazione. Ah! Mi sento molto fortunata oggi. Quindi, Sam? È una festeggiata! Io adesso finalmente vado a farmi i capelli. Ho prenotato ieri sera alle 8. Tra poco andiamo e Albi andrà a farsi un giro in centro da qualche parte. Sono qui dal parrucchiere. Ho già un po' di roba in testa. Ho paura. Speriamo bene. Vi farò vedere dopo il risultato. Situazione attuale. Sam è appena uscita dal parrucchiere e ha cambiato totalmente stile. Dove sei scappata? Ecco la nuova Sam! Ho preso un regalino. Tanti auguri. Un altro regalino? Sì, un altro regalino. È questo? Sì. Oddio, il Kindle! Sì! Ci hanno cambiato di camera perché quella nostra aveva un piccolo problemino, e quindi ci hanno subito proposto se volevamo cambiare camera, e così vi facciamo fare il giro della camera, che è molto bella anche questa. Sempre pronta per le sorprese che mi aspettano. Facciamo il tè! L'avevo un po' sospettato e sperato. Sì. Quindi cheers! Buon compleanno, Sam. Ho chiamato il taxi, è ora di andare. Alzati da questo letto che ti sta per rapire e andiamocene. Sì! Andiamo, guarda, mi ha scritto il tassista, è qui! Amici, siamo arrivati a destinazione, siamo in centro, proprio a Cuba Street, un freddo becco e piove. E adesso portiamo la Sam proprio qui, che c'è questo bar, che è uno speakeasy! Wow! Meraviglia. Dentro gli anni 20. Cioè proibizionismo newyorkese spettacolare. Poi tutto questo rosso e color cranio, velluto. È una meraviglia, ma non abbiamo potuto registrare il barista perché è spettacolare. Quindi adesso siamo super curiosi di vedere cosa ci arriverà perché non lo sappiamo. Dolce, super buona. Wow. Ebbene sì. È un French Italian kiwi bistro. È un po' fusion. L'ultima sorpresa di oggi è... Come è stata mi questa giornata? Mi sento bene, Albi, perché... Sai perché mi sento bene? Perché sono con te! Che dolce! Anch'io sto bello con te! Grazie. Albi è stato troppo bravo oggi. Sono super contenta. Buongiorno amici!
Ciao! Secondo giorno da 31enne, I'm feeling good. Like I should. Adesso abbiamo deciso di registrare un po' di video. Mi senti un po' Sam? Mi sento molto boho. Finalmente siamo riusciti ad uscire, ragazzi, dalla camera d'albergo. Ha smesso di piovere finalmente dopo due giorni che pioveva. Guardate proprio dove siamo, che è proprio di fianco all'hotel. Questo è il Parlamento. Adesso andremo in cerca di un posto dove mangiare. Facciamo una piccola camminata. Alla fine accontentiamo Albi. Vegano, no vegano. Alla fine fa rima con vegano, ma è messicano. Sentiamo com'è questo burrito mexican vegano. Allora, abbiamo preso dei tacos. I nachos. Ecco, Alberto, versione fattorino. E adesso scopriamo la camera. Abbiamo proprio il centro qui sotto, quindi andiamo a fare una passeggiata. Albi ha detto che mi porta su una pasticceria. Ho deciso di entrare in questa porticina minuscola per vedere cosa ci offre. Mistica. Pronta per uscire, Sam? Oh, yes! Cheers! Il prossimo locale è un ristorante ispirato a Venezia, a un classico baccaro veneziano. Si chiama Ombra. Oh, madonna! Quindi... Devo bere una Ombra! Non vogliateci male che abbiamo preso pasta, pizza, antipasti, roba. Ed è arrivato il dolce con la candela. Un'altra. E abbiamo preso il tiramisù. E il salame al cioccolato. Il salame al cioccolato. Siamo svegliati in una super sunshine Wellington. Ed è... E adesso facciamo colazione. La Sam si è svegliata più pazza e sunshine del solito. Siamo venuti al Mount Victoria, che è il punto più alto di Wellington. Adesso andiamo a vedere il lookout. Sono una ragazza da divano, io. Senza vista! Se penso alla Nuova Zelanda penso a questo, a queste viste, a questo verde così intenso, al cielo così bello, azzurro. Ah, cioè guardate che location, ragazzi. Eccoci finalmente. Siamo arrivati, la Sam è super excited. Questa notte, amici, ufficialmente faremo glamping per la prima volta. Adesso vi facciamo fare un bel tour.
c'è il camino e qui c'è questo stupendo letto e qui c'è questa stanza, la cucina. E qui una super chicca. La vasca esterna. Sono super contenta. Io non esco più. Penso che dormirò qui. Posso capire. Cioè, guardate che vista. Cheers! Adesso brindiamo con il caminetto. Guardate che piatto meraviglioso ci hanno preparato. Sai che prima mi veniva da piangere? Ma dai, perché? Sì. Boh, perché stavo ascoltando la canzone e tipo ho pensato qua che boh, è bello, perfetto. Perfetto. E quindi tipo quando penso a perfetto mi viene da piangere. A parte gli scherzi, mi viene da piangere. Ma perché io ti amo. È vero. Oddio. Momento emozionante. Buongiorno. Buongiorno. Questa notte in tenda com'è andata? È andata un po' così così. Sì, perché non so se sentite. Abbiamo avuto il concerto praticamente dei tori e delle pecore tutta la notte. Guardate che colazione ha preparato la Sam. Lo yogurt con il muesli, il pane freschissimo, buonissimo, la marmellata, il succo, la cioccolata, il caffè, i marshmallow. Sì, abbiamo il marshmallow anche. E la vista. Quante pecore! Belle pecore! Belle! Abbiamo deciso di fare una piccola passeggiata. Guarda i cigni neri! Dirigiamo verso un altro bel posto. Sì, che abbiamo appena trovato, così abbiamo improvvisato perché in realtà non avevamo prenotato nient'altro, quindi è tutto molto work in progress, esatto. On the road. Abbiamo trovato questo posto, la Sam l'ha trovato. Siccome ieri passando per strada abbiamo visto questo paesino bellissimo in stile coloniale, allora abbiamo detto dai facciamoci una notte lì prima di ritornare in Caribbean. No. È troppo carina questa città e si chiama Greytown. È una tutto in stile coloniale, carinissimo. Bellissimo, ci sono un sacco di negozietti d'antiquariato, calini, bellini, negozietti. E adesso vi facciamo anche vedere la strada principale. Thank you.
Spa moment. Sì, ci voleva. Doccetta, abbiamo acceso il camino e adesso ci facciamo un bel aperitivo. Ah, guardate Albi, che rilassato. Estremamente rilassato. Tornare in cabin? No. Servita la cena. Che bello. Sono strane queste patate viola, però vi assicuro che sono buonissime. Ne sono sicuro anch'io. Vai, assaggia Albi. Vado. Che sei tu la voce della verità. E assaggia anche il salmone, vai vai. Vado. È spettacolo. Abbiamo preparato la colazione stamattina. Con questo pane. Un biscottino al limone. Un dolcetto. Albi ha prenotato per fare un'esperienza molto carina che volevamo fare da tanto. Siamo arrivati. Li ho già visti. Li ha già visti. Adesso possiamo dirvi no, cos'è. No, aspetta. Sam non vuole. Aspetta. Quando siamo arrivati e li vediamo, li facciamo vedere anche a voi. È ufficiale, amici. Le nostre vacanze sono ufficialmente finite. Siamo tornati in cabin. Quindi ci vediamo con il prossimo video. Ciao, bello. Amici. Ciao. Grazie per averci seguito in questo nostro viaggio. Grazie, Albi. E tanti auguri a me. Tanti auguri ancora a te.